Io avrei avuto piacere di renderlo noto al comune di Molinella, però io non lo dovrei dire, non l'avrei voluto dire, ma mi è scappato, aspetto lo sviluppo. La giunta dopo, perché non ci sono troppi soldi, hanno già fatto il cinema e quindi non è possibile fare un gioco. Io, a parte questo piccolo... No. Io il progetto ce l'ho e lo conservo e lo tengo qua. Quando ci sarà, a parere mio, qualcuno che potrà metterlo e concretizzarlo strutturalmente come io l'ho ipotizzato, allora sarò felice di portarlo. Però purtroppo secondo me la giunta comunale che c'è adesso non avrebbe questa capacità. No, non credo. Poi magari mi sto sbagliando, però voglio... Preferisco tenerla ancora un po' la valorizzazione. Chi vuole chi ha domande da chiedere a scegliere? Giulio, intanto ti complimento veramente per quello che hai detto prima di te, perché praticamente mi hai rubato il video. Sto dicendo che voglio fare perché 50 anni fa hanno reso turistico con Macchio. Macchio era una roba di inguardabile, abitata da bracconieri di pesca e quant'altro. Hanno reso turistico con Macchio, quindi non vedo per quale motivo non deve essere reso turistico con Macchio. Io non mi rendevo conto perché una volta ci siamo noi, una volta ci siamo venuti nella scuola durante l'iniziativa che viene fatta verso maggio da Bologna, che trattano e vanno la via del sale, no? E una parte viene a piedi, una parte viene a cavallo, una parte viene in canoa. C'era un gruppo di commercialisti e di avvocati di Vivino di Bologna che lì al passo Morgone, la passerella, ha guardato, ma come? A 35 km da Bologna c'è un posto così, ma è bellissimo. Io non avevo mai visto un posto così stupendo. Avvocati di Grido di Bologna. Allora io sono rimasto. Poi un'altra cosa che mi ha aperto gli occhi. Un personaggio famoso di Bologna, in una conferenza pubblica, ha detto un'altra cosa che noi non ci rendiamo conto. Molinella, e io sono anche un vicino di questo. Abbiamo un patrimonio prezioso che è il paesaggio, cioè se prendiamo la figura bolognese da Bologna verso il Modenese e verso il Ferrarese, non ci sono più gli spazi incontaminati come è Molinella. Faccio un esempio, andate a una località, non so se sapete dove è, la Larga, che è una zona in fondo di Arrugere, di Mano alla Morte, quindi la chiesa vecchia, in fondo di fondo. Io sono andato una volta e se ne messo una palazzo in montagna, cioè c'era tutta una fioritura di erba medica e vicino a una riserva di caccia dell'azienda agricola Simone. Quindi veramente, poi ecco, ci sarebbero tante cose da fare. Da minare mi piace moltissimo l'idea di tutti, mi piace moltissimo. Poi ti farò avere in privato, ovviamente non voglio inviare esempi. Ho lavorato su queste cose per conto, lo devo dire, anche se lo sono scritto, degli amici dei monumenti, perché gli amici dei monumenti stanno preparando qualche cosa, siccome io non faccio parte degli amici dei monumenti, non voglio anticipare per evitare permali o esiste. Comunque veniamo al nostro complesso. Allora, suggerimenti, per le aree tematiche io aggiungerei anche il cinema, perché Molinella ha dato due personaggi famosi, uno è uno Mingozzi e l'altro Tinti. L'ho permesso per un'altra ragione il cinema. Beh, però... mi fa vedere i successoni di questi due personaggi. Perché ho realizzato anche dei concorsi cinematografici un po' interi. Ha fatto anche dei film di Emanuele, però insomma... Sì, Alberto Sordi, sì. Sordi, cioè la parte cinematografica, cioè il cinema Molinella, i film girati Molinella che sono due o tre, il Rosso, La Chiesa da Morire, Video Luce... Cioè ci sono due o tre film girati Molinella. E poi un'altra cosa, ecco qui un punto che non condivido, però no, non condivido, ma vi do un consiglio.
mi va bene Don Primo Angelini, però sì. a mio avviso, molto Don Primo Angelini ci ha messo anche il Monsignor Vittorio Cardini, e ha scritto un libro, ha fatto una chiesa, a mio avviso quell'altra? Sì, questa è mia. Ha già la sua via, diamogli pure, però diamo spazio al Monsignor Cardini e anche al povero Don Carlo Federici, che il suo genere ha fatto la casa per anziani. Insomma, sono tre personaggi del mondo religioso che hanno dato un loro poi, dare molto enfasi, a mio avviso, anche un angolo collegato dalla ricerca storica di Giulio, a soprattutto l'autore dei cavalli, che potrebbe fare, a mio avviso, un angolo solo dedicato all'autore dei cavalli con la sua storia, e perché da lì è partita, secondo me, la ricerca della. E poi ci sono tante cose da dire per la prima cosa che ha detto, basti notare un dettaglio che più di voi sicuramente l'hanno notato: uscendo dall'autostrada i cartelli dei vari paesi sono in Interporto, ma anche in altre autostrade, anche da Imola. I cartelli dei vari paesi sono tutti omogenei, poi c'è Molinella che è stato messo dopo, brutto, come dire, ci siamo ricordati che c'è anche Molinella. È proprio la segnalazione, già a partire dalla segnaletica, che ci sono i camionisti che ogni tanto ti fermano a Minerva, scusa ma Molinella dov'è? Io dico, devi andare in fondo, dice, ma cioè veramente siamo isolati e abbiamo delle cose, siamo isolati, completamente. Partire dalla segnaletica, questa è la cosa. Poi con la cosa del uomo di chiesa, sì, io ho messo il spicco Don Primo Angelini, però devo dire che comunque era in sostegno di dedicata agli uomini di chiesa, avrei messo anche soprattutto di Cardini e Don Carlo. Don Carlo, che tra l'altro ha fatto la mia comunione sui 3+1. Sì, assolutamente. E l'altra cosa, la Torre dei Cavalli, anche quella sicuramente necessita di certo, assolutamente, anche perché le prime terre emerse erano proprio quelle. Comunque, prima concludo, ci sono delle persone che vedono Molinella, vanno in comune o vanno in certi posti e chiedono di visitare Molinella. Poche. Sì, però ci sono. Quindi c'è l'esigenza di avere anche delle guide turistiche di Molinella. Sì, quello che non c'è niente. Ci vuole anche per arrivare. C'è la cartolina da Claudio Di Marco, ma non è che si può. Addestrare un gruppo di ragazzi, no? Il gruppo di ragazzi, o anche giovani, insomma, delle volte dare anche uno stipendio, insomma, qualche cosa. E promuovono il turismo assieme, non so, anche la visita a Ferrara, o a Ravenna, oppure anche usufruire dei piani sportivi. Cioè, certo, ci sono tante piccole cose. Quando noi pensiamo che ci sono dei giovani svedesi che passano una settimana o 15 giorni a Campotto in mezzo alle zanzare per andare a vedere l'uccellino della punta gialla, noi dobbiamo saperci mettere bene anche noi. No, è vero, questo è vero, complimenti. Ho una cosa di più, sì. Ma è vero che
a un certo punto cosa è successo? Che perché sono un cacchiero anticipamente in fermo, però tu ci tende di me, con una voce da baritono mi sono arrestato. Ogni tanto veniva giù, primo piano, mia moglie, che mai di capo, e non la piazza di un pezzo dal malevolo esterno. Vabbè, solo stasera ha detto il microfono, no, ci sarebbero tante cose da vedere, da rivedere. Sì, certo, io la questione di Selva a me sta proprio in questo modo, perché stiamo perdendo la cultura. No, però c'è Martino e anche altri. Io mi auguro che tutto venga trovato, ritrovato, riorganizzato nella biblioteca, come si vede, tante cose, non solo, ma riuscire anche, ma tu l'hai già detto, sono cose che io sento sempre, di fare, di tenere un contatto con anche semplicemente con la città, cioè solo con Bologna, inevitabilmente si distribuiscono i viaggi. Io sono andato, sai, 5 volte che mi avevano chiamato alla, come si chiama, dell'associazione a Bologna. Non sono apprendente, siamo in un circolo, ma io parlo di 30 anni fa. Sì. E allora cosa succedeva? Succedeva che sono andato da 3 o 4 volte a parlare di quelle cose lì, eccetera. Se non che alla fine tutto finito e qualcuno di loro dice: ah, santo cielo, noi veremo. Dice: com'è che possiamo venire in un gruppettino a Mominella, eccetera? Vennero, erano con un pugno. E lì non c'era nessuno che potesse dire chi è, chi non era, e chi si chiama. Se avessero anche loro detto un pochettino più seriamente, con una precisione, forse si poteva trovare. Insomma, sono venuti 2 volte e io ho fatto la guida, ma guida deve essere preparata per la sì. Allora, quello che spero, io lo ribadisco, e spero che le cose possano domani, prossimo, o anche non troppo lontano, io poi dico che è un po' lontano, insomma, per me. No, io niente. No, comunque io ho preciso solo questa cosa, che quello che ho voluto fare è un progetto museale ipotetico che possa dare detta, come l'ha detto un pochettino, alla comunità, che possa, io avevo anche ipotizzato la stesura di libri di testo militari, che spieghino almeno chi è questo, chi è quello, cosa c'è lì, che cosa c'è là, perché purtroppo se non partiamo coi giovani io credo che perdiamo completamente la nostra identità, la nostra identità. C'è una domanda? No, sì. C'è un nome che c'è lì. La nostra identità. Invece, ma dove la spostano la biblioteca? La biblioteca c'è, ho sentito da, conosco molto bene l'Alessandra, ho sentito che è molto probabile che la possano spostare probabilmente al Fioravanti, le odierne che dovrebbero andare direttamente, rimangono a Bologna a questo punto. Io ho capito che la biblioteca si sposta lì. Sono partito da questo presupposto, ma poi ho comunque ipotizzato il museo all'interno della biblioteca. Perché? Perché a Molinella, senza barriere architettoniche, c'è solo la biblioteca. Cioè, l'unico dotato di ascensore, a parte questo palazzo, ma non credo che la banca l'ospedale. Sì, se no la facciamo a casa tua. Scusa se non ti chiamo del cuore. No, chiamami pure, chiamami di cuore. A Molinara sta venendo adesso un corso turistico di ragazzi tantissimi che vi chiede prima passare in 2, in 3 con la ricetta e vi chiede quando mai chiamate, perché cosa vale San Pietro, la zona industriale, no? Vanno le scuole di Mare. Se a Molinara abbiamo una scuola di Mare che è campionato mondiale, in larga misura vengono visti da ragazzi che vengono
Sì. Questi ragazzi hanno una macchina, arrivano che ne fanno almeno 20 giorni più. Quando si incoci il parole in gatto, circa un alloggio nei grandi porti e qualcuno addirittura è collocato in un area di turismo che è vicino al passo Morrone che ci fa quello. Quindi debbono di qui cercare la bicicletta usata con il loro zaino, eccetera, vanno, cioè la località, l'alloggio a Molinare, cioè questa casa non c'è. E quindi leggo a due cose, secondo me molto importanti. Il museo parlo di conservazione, noi a Molinare l'opera d'arte che ci fa proprio, che è il ponte del Morrone, ha un significato che è incredibile. Se uno lo vede al tramonto la sera, stando dalla parte dove vede declinare il sole, vedi questo profilo, è un'opera d'arte. Se voi pensi che quest'opera d'arte, costosissima e per quei tempi, innovativa e fatta da vita, fu fatta per 37 persone di tanti, in una quarantina di anni, che erano comune di Molinare nella zona del Plom, diciamo in dialetto così. Cosa è avvenuto? Che questa comunità è isolata, c'è il passatore che è urbanizzato, sì, con la barca, c'è il passatore con una corda, con un fiume in piena, davanti alla corda, la corrente minacciava per sinare, passava tutto. Quindi fu anche un'opera socialmente valida e quindi all'altro personaggio dell'epoca che era maturo il nostro figlio. Allora, qui a Molinare si è creduto il dottorano chiamato la piazza, piazza Mattoni, che oltre alla scatola tutti quelli che abitavano in piazza perché hanno dovuto rifare il documento. Sì. Quindi non lo dico apertamente, però è una patente da fare. Io mi vivo lì, mi cambiano il nome della piazza. E non si pensa il dottorano mantenendo efficiente un monumento che ha veramente un significato morale, e che adesso gli manca una mano di vernice, perché ci ha fatto, no, ci stanno girando tanto, e qui mi scavo per un'altra cosa, perché a Molinare c'è da 4-5 anni costruito un'opera meravigliosa che avrebbe gli appartamentini per questi ragazzi che ho perduto, che è stato speso, ultimato con soldi e cittadini, e di fatto ci lascia andare molto, c'è anche da lì vicino, che qua, quando si passa lì dico, guarda che ti va già dentro il piccione, e nessuno lo vede, i ragazzi sono ex ospedale, parliamo, sì, allora, tutte le volte che ci passo, ma è una cosa vergognosa, io così dico la carrozzina, il bambino di lì mi vergogna. Ma la cosa ancora più vergognosa è quando l'ha trasferito alla farmacia Valeriani, perché era Fondazione Valeriani, ha lasciato tutto lì, cioè hanno, quando ci sono rimasti lì, finito il restauro là di là, sono tornati là, hanno lasciato la macchinetta attaccata, uno scempio, poi ci hanno fatto dei graffiti, i ragazzini, l'hanno lasciato, è enorme. Io voglio finire con discorso, perché l'avrei visto questa sede ricostruita in distinta, adesso per il particolare, c'è la chiesa di San Francesco Nuova, e poi tra l'altro l'inquilino si abitava lì, che quindi mi racconta che come si chiama, vedo questo come possibilità di una sede nel circolo di Cidarata che si ritrova una volta alla settimana, ma che avrebbe potuto garantire un'apertura, perché quello è una cosa speciale, un'apertura funzionale con un volontariato di anziani che garantiva l'accesso degli anziani, l'alloggio di questi ragazzi che hanno preso una camera per dormire, magari un ritrovo che hanno, ed era stata fatta proprio e non capisco come nessuno. Io avevo pensato di metterci il museo anche in un primo tempo, poi ancora non vale, infatti che non c'è l'assessore è stato fondatissimo, perché il mio professore di museologia è molto. Sì, la domanda che volevo fare era tre difficoltà che sono da superare per poter fare realtà questo progetto di museo. Tre difficoltà.
che il dottor Frascari abbia identificato per poter portare avanti e far sì che questo museo da progetto diventi qualcosa di tangibile, da un lato. Poi volevo manifestare il mio, come dire, la mia soddisfazione nel sentire a un ventenne parlare di Molinera con questa passione, con tale naturalezza, con questa freschezza. Credo che il fatto che i molinelesi si mettano a parlare di Molinella è molto importante ed è necessario, perché per i molinelesi Italia inizia a Molinella. Quindi che un ventenne sia chi stia portando avanti questa bandiera, veramente io sono contentissimo. Ed oltre a questo quasi urlo per dire il palazzaccio non possiamo lasciare che vada perso, la corla e il bicchiere mezzo pieno mi fa pensare alla chiesa di San Francesco che sta rinascendo, al palazzo delle Visce che è stato salvato. Questo anche aspetta per esempio la chiesina di Sant'Anna, via Viola, anche la villa lì è stata salvata, ecco, per quello che possiamo essere ottimisti, dobbiamo esserlo, e se ci sono progetti possiamo ben sperare. Bisogna partire di là. Grazie di tutto. A proposito di questa questione dell'arte, così, un giorno nella farmacia doveva spostarsi, eccetera, e mi avvicina la direttrice, credo che sia la direttrice, la figlia, non so come si chiama. Monica Bonetti. È la figlia di Bonetti, Bonetti. Dice, sto venendo per vedere. Allora sono andato nella parte posteriore, è vero, e dietro tre scalini, c'era una bella nicchia, no, non nicchia, c'era una bella pietrina, una madonnina di ceramica colorata, che era della Madonna di Bocca di Rio. Siccome ne una quasi uguale, che aveva ancora mia zia alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, eccetera, dico, questa è anche Bocca di Rio. Allora disse, guardi, che fra 7-8 giorni deve venire di bianchino a dare di bianco. Allora si ricordi bene, non lo so, si ricordi bene di dire qualche cosa, perché sì, dice, va bene, niente, dopo 10-12 vado in farmacia, dice lei, sa, ho dovuto, sono rimasta male perché non mi hanno mica ascoltato, dovevano imbiancare tutto, hanno imbiancato anche. Ma allora, io sono timido, ma quando e allora cosa ho fatto? In corso sono andato in comune, perché dovrei parlare con il vice sindaco, dovrei parlare con il sindaco centrale. E allora ci mancano, se no c'è, qual è l'ingegnere, non so chi è. E allora parlo con l'ingegnere, è vero, se lui dice, vedi cosa c'è? Dico, c'è la figlia della Madonna di Rio, e la che Madonna? Madonna di Rio, quella di Rio. Ah, ma noi siamo pure in mezzo, ce ne sono pochi, ma ancora bianchi, andate a vedere. Imbiancato. Ha perso la Madonna. Se starà poco, è un conto, ma così penso che sia. È vero, lì. Io ho passato volentieri e piacevoli anche con il tuo fratello Francesco. Infatti ringrazio di Francesco per la cucina tranquilla. È molto più. Poi se non sto attento mi imbrogli un po'. Sì. Parla di te. Parla di te. Allora, lui aveva una voce di tenore leggero. Sono due tipi di voci. C'è qualcun altro che ha qualche domanda da fare pertinente? No? 24 ultima domanda.
mi sono ricordato quando da bambino andavo alla prima casa che fece una progetta celtica. Ah sì, Tregaglia. Ecco, era di entusiasmarmi in un modo che non mi interessa. Tregaglia, la celtica del genere. Per rimanere in questo ti ricordo. Tregaglia non fa, perché quella è una rappresentazione storica. No, no, parlavo del palazzo. Pensando alla casa. Quella è una presidenza che origina. Bene, noi ringraziamo e come ricordo vi diamo questo quadretto che è dipinto da uno dei pittori che meriteranno il posto del museo, il Mercacciari, che è il pittore del nostro circo. Grazie mille, molto sentito.